E ora direi di cominciare con Alessandro Bellantoni, responsabile governo aperto dell'OCSE. Allora, buongiorno, buongiorno Pia, Sergio e Francesco, con cui abbiamo pensato e insomma, organizzato questo evento, anche se in merito insomma, va tutto a Formez, io sono solo venuto qua a partecipare. Buongiorno Gabriella, grazie per essere venuta con l'Istituto Universitario Europeo, stiamo pensando anche di fare un percorso insieme. Buongiorno agli altri relatori. Buongiorno ai partecipanti, per me è un piacere particolare insomma, essere qui oggi, in quanto italiano, perché l'Italia si posiziona come un esempio, come una buona pratica all'interno del contesto OCSE, nell'ambito del rapporto fra comunicazione, partecipazione e piani di governo aperto. Come Pia ha ricordato, l'Italia è anche diciamo, all'avanguardia all'interno di quel gruppo di paesi che fanno parte dell'Open Government Partnership, grazie a questa iniziativa della settimana dell'amministrazione aperta, per la quale insomma, facciamo i complimenti, ci sembra un'ottima iniziativa. L'Italia è anche la presidente, alla presidenza del comitato dell'OCSE sulla public governance. E la cosiddetta riforma Madia è anch'essa una buona pratica dal punto di vista del focus che ha sul cittadino al centro della riforma della pubblica amministrazione. Quindi mi trovo in una situazione insomma piacevole, però allo stesso tempo in un contesto complesso e non altrettanto piacevole. Per preparare questa presentazione ho preso alcuni dati dell'OCSE non solo, ma quasi la metà dei cittadini OCSE dichiara di non aver fiducia nei propri governi. Secondo l'Economist Intelligence Unit, la libertà dei media non è mai stata così debole da quando hanno iniziato a misurarla nel 2006 e secondo il barometro della fiducia di Edelman, la metà dei cittadini del mondo legge informazioni, insomma, si rivolge ai giornali per capire che succede nel mondo, appunto, meno di una volta a settimana. E la situazione in Italia, sempre rispetto a questi tre istituti, insomma, non è rosea. Secondo l'Economist, ancora l'Italia è una democrazia imperfetta, è stata retrocessa. Secondo Edelman è il 47esimo paese al mondo rispetto alla fiducia dei cittadini nel governo e il 70% degli abitanti, cioè il 70% di noi, insomma, si preoccupa che le fake news vengano utilizzate come uno strumento. Ora, in questo contesto la domanda che ci dobbiamo porre è questa la realtà o è una percezione? Infatti in realtà è una percezione. Questi sono studi fatti con indicatore di percezione. E il problema di questi studi è che sono interessanti quando fotografano una situazione, ma ci dicono veramente poco rispetto allo sviluppo delle politiche, il loro impatto e sono anche poco utili per capire dove andare. E quindi poi vi dimostrerò perché secondo me non è questo il punto. Per la cronaca, secondo Edelman, il paese in cui i cittadini insomma, si fidano di più delle istituzioni è la Cina, il che insomma, dà un'idea su come prendere questi studi basati sulla percezione. Però di fatto, secondo me, il dato da ritenere è che c'è un problema. Poi possiamo discuterne insomma, discutere dell'entità, possiamo discutere dell'impatto che le politiche in corso hanno rispetto a questo problema, però il problema esiste. Insomma, così, ho preso due dichiarazioni insomma, un po' diverse, sia il Papa Francesco parla del problema della disinformazione e insomma, George Soros recentemente a Davos ha, più vicino, sì, scusate, e George Soros ha accusato Facebook e Google
di essere monopolisti e di creare, insomma, problemi di cui siamo ancora poco consapevoli. Quindi il quadro è che c'è una questione di fiducia e di mancanza di fiducia, ma c'è soprattutto una questione di percezione, una percezione da parte dei cittadini che le istituzioni non si stanno occupando di loro, le istituzioni non sono credibili. Quindi che cosa fare rispetto a questa situazione? E cioè come migliorare la percezione, quindi l'informazione che i cittadini hanno rispetto alle riforme del sistema pubblico, aumentando la trasparenza, aumentando l'accountability, quindi la capacità dei governi di rendere conto delle proprie azioni e allo stesso tempo combattendo fake news e i pericoli, non solo le opportunità, ma anche i pericoli che i social media portano all'interno dell'amministrazione. Secondo noi la risposta sono le politiche di governo aperto, ed è per questo che ho iniziato l'intervento sottolineando l'importanza anche della settimana dell'amministrazione aperta e dell'impegno dell'Italia all'interno dell'Open Government Partnership. E recentemente all'OCSE, ne parleremo dopo, abbiamo approvato una raccomandazione sul governo aperto, sulle politiche di governo aperto, che è una raccomandazione che ha valore legale per i paesi membri, e abbiamo definito appunto il governo aperto come una cultura della governance che promuova i principi della trasparenza, dell'integrità, dell'accountability e della partecipazione cittadina a supporto della democrazia e di una crescita inclusiva. Quindi le politiche di governo aperto per noi sono la risposta, però sono una risposta che può avere un impatto reale sui cittadini solo se comunicata in maniera appropriata, solo se i cittadini sono messi in condizione di utilizzare le riforme contenute all'interno delle politiche di governo aperto e quindi il ruolo della comunicazione istituzionale. Se guardiamo all'interno dei paesi OCSE, in realtà questo è un sondaggio un po' più ampio, abbiamo coperto 52 paesi, l'obiettivo della trasparenza, dell'accountability e dell'aumentare la fiducia dei cittadini sono i tre obiettivi fondamentali di tutte le politiche di governo aperto, appunto dei paesi OCSE e un po' oltre. Quindi c'è una comprensione che questo è il modo di agire per affrontare questo problema. Eppure, anche se c'è questa comprensione teorica, nella pratica, all'interno dell'Open Government Partnership, che sono diventati adesso quasi 80 paesi, solo il 31% dei paesi include delle azioni legate alla comunicazione istituzionale all'interno delle loro politiche di governo aperto, e fra tutte le azioni incluse in tutti i piani d'azione dell'Open Government Partnership solo l'1% è rilevante rispetto alla comunicazione istituzionale. Quindi mentre, diciamo, da un punto di vista della comprensione dell'utilizzo delle riforme di governo aperto per la trasparenza e la partecipazione, mentre c'è questa comprensione, dicevo, in realtà nella pratica poi questo non si trasforma in riforme mirate a questo obiettivo, tranne che ovviamente in Italia. In più abbiamo chiesto ai paesi, ma insomma, se c'è questa comprensione dell'importanza della comunicazione e dei social media in particolare, avete una strategia, avete elaborato, diciamo, un piano per far sì che l'uso dei social media sia un uso strategico, non semplicemente insomma lasciato alla capacità dei singoli funzionari? E la risposta, come vedete, è no al 72%, e di quelli che hanno detto sì, la metà in realtà non ha formulato però degli obiettivi specifici, quindi di fatto ha lasciato insomma l'uso dei social media un po' all'iniziativa personale. E la questione che bisogna porsi, insomma, è perché stiamo avendo un uso subottimale dei social media? Se sempre tra quei pochi, tra quel 28% che ha almeno un'idea strategica dell'uso dei social media, abbiamo chiesto: ma allora perché li utilizzate? E fondamentalmente tutti hanno detto: bah, utilizziamo i social media per comunicare. Che va bene, voglio dire, va bene, però rispetto a tutti gli altri obiettivi, tra cui mi ha fatto molto piacere l'obiettivo che ricordava Pia all'inizio, usare i social media per la partecipazione cittadina, per andare un po' oltre insomma la semplice condivisione, come vedete insomma si scende subito a meno della metà, e poi insomma altre cose più interessanti come l'utilizzo della comunicazione nelle crisi, in questo momento a Parigi per esempio per la questione dell'acqua, la questione della Senna, i social media sono utilizzati per dare informazioni ai cittadini, insomma ci sono moltissimi usi strategici che invece i paesi OCSE non sembrano conoscere o utilizzare a fondo.
Dicevo appunto, in questo contesto in cui pensiamo che l'open government sia conosciuto, sia una realtà nei paesi OCSE, ma non è ancora pienamente utilizzato, abbiamo approvato a dicembre, grazie anche al contributo e alla leadership insomma, dell'Italia e di PIA, all'interno del Comitato di Public Governance e poi al Consiglio dell'OCSE, questa raccomandazione sul governo aperto. E questa è una raccomandazione molto innovativa anche per l'OCSE, perché è stata fatta con una consultazione pubblica online e attraverso i social media, in collaborazione con la società civile, e si basa su dati reali, non dati di percezione di cui parlavo all'inizio. Ecco, in questa raccomandazione, che è fatta di 10 principi, molti fanno riferimento alla comunicazione istituzionale. Allora, il punto 6, intanto, include la comunicazione all'interno dei principi fondamentali di ogni strategia di governo aperto. Può sembrare ovvio, ma come abbiamo visto prima dai dati che vi ho mostrato, non lo è. E quindi il messaggio dell'OCSE è: pensate ai comunicatori, pensate alla comunicazione istituzionale quando sviluppate le vostre politiche di governo aperto. E poi, Sergio parlava della qualità dei dati, dell'informazione, eccetera, bisogna pensare a che dati e che informazioni condividiamo, come li condividiamo, quali sono i parametri per i quali questi dati possono essere messi a disposizione, eccetera, eccetera. E poi come comunichiamo? Il principio di equità, di dare opportunità a chiunque di essere informato, ma anche di fare il collegamento tra l'informazione, la consultazione e la partecipazione, cioè usare quindi la comunicazione pubblica come uno strumento di policy making, come uno strumento per pensare le politiche, implementarle, monitorarle, valutarle. E poi l'ultimo punto, l'idea fondamentale che la comunicazione oggi non può prescindere dagli strumenti di government, cioè di governo digitale, dai social media, dall'open data. Per noi l'opportunità di fare una riforma della pubblica amministrazione ispirata dai principi del governo aperto non può non essere un'opportunità di innovare. Non possiamo riformare con dei parametri del secolo scorso. Eppure ancora, questa è una presentazione di sintesi, ma abbiamo dati a sufficienza all'interno dell'OCSE per dimostrare che la realtà degli open data è ancora proprio all'inizio nella maggior parte dei nostri paesi, insomma, la diffusione è limitatissima e anche l'innovazione all'interno dei processi comunicativi è estremamente limitata. Molti paesi ancora discutono, insomma, l'ufficio stampa, il portavoce del ministro, c'è un'idea veramente poco integrata e poco olistica, insomma, della comunicazione, appunto, ancora una volta, il nostro mantra: comunicazione come strumento di policy making, dall'identificazione dei problemi fino alla valutazione dell'impatto delle riforme. E quindi, per concludere, poi, ovviamente, come dicevo, questa è un po' una presentazione a volo d'uccello, poi ne possiamo discutere sui dati specifici, ma l'idea per noi è questa: per ogni paese OCSE vorremmo avere una base legale, quindi la FOIA per esempio in Italia, una legislazione legata a open data, quindi tutti quei pilastri legali che permettano, che sono i prerequisiti per poter pensare a una comunicazione istituzionale moderna, un policy framework, quindi un quadro di politiche legate al governo aperto che metta la comunicazione istituzionale al centro, ma, ed è per questo che mi fa piacere essere qui oggi, questi framework, questi quadri di riferimento legali e di politiche non possono avere un'implementazione concreta di successo reale senza una figura professionale che si incarica di tutto ciò. E al momento nei paesi OCSE questo è frammentato, appunto, come dicevo, fra gli uffici stampa, i portavoce, le persone incaricate dell'accesso all'informazione, le URP. Sono tutti soggetti fondamentali, però di un universo frammentato che non fa sistema, che non applica le stesse linee guida, e quindi la figura del nuovo giornalista pubblico in Italia mi sembra una figura fondamentale che non abbiamo riscontrato in nessun altro paese, soprattutto con questa visione olistica appunto della comunicazione, anche, ed è estremamente interessante, come ponte tra il funzionario pubblico e la società civile e il cittadino, perché appunto il giornalista pubblico ha una natura diversa dal funzionario, non è pienamente società civile, però ha la capacità di tradurre il gergo, il linguaggio dell'amministrazione per il cittadino. E se, come parlavamo prima, ha anche una funzione di
diciamo, accesso all'informazione, di garante dell'accesso all'informazione, eccetera, ha anche la capacità di cercare le informazioni lì dove possono essere trovate facilmente. E per tornare a quei sondaggi, insomma, di cui parlavo all'inizio un po' in maniera provocatoria, il 60%, il 67% dei cittadini mondiali, secondo Edelman, ha più fiducia nei giornalisti che nelle piattaforme media, cioè crede di più nel giornalista singolo che nel giornale, più nel giornalista che in Facebook, e quindi c'è veramente diciamo, una possibilità da sfruttare, c'è un nucleo di fiducia che ancora residuo nelle istituzioni pubbliche che può diventare la porta d'accesso per la trasparenza e per la, l'accountability del, delle amministrazioni. E per finire, ovviamente in questa però scala, insomma, di caratteristiche, di condizioni, insomma, necessarie, il terzo punto non può essere che una società civile attiva. Pia Social, insomma, lo sta dimostrando, la società civile è interessata a giocare un ruolo in questo contesto, ha la capacità di portare verso le istituzioni delle istanze più vicine, insomma, ai cittadini, e anche un po' smuovere, insomma, le acque in maniera creativa, spingendo verso degli atteggiamenti, insomma, di innovazione. Ho visto ieri, proprio nell'evento di lancio della settimana, la presentazione di Parole Ostili, di questo manifesto della comunicazione, che mi è sembrato anche estremamente interessante. Non è esattamente lo stesso argomento, ma un argomento limitrofo. Quindi il ruolo della società civile in questo contesto non può essere sottovalutato, insomma. Quindi in questo contesto volevo solo portare, appunto, l'attenzione all'approccio italiano, e mi piacerebbe che per il futuro riuscissimo, insomma, a pensare a un percorso per cui questo approccio possa essere diffuso in maniera, insomma, più sistematica all'interno del contesto OCSE, così che non solo l'Italia, insomma, possa giovare di questa direi ottima riforma. Grazie mille.